Ringrazio per l'invito, rivolgo un saluto a tutti i partecipanti, a tutti i colleghi e li ringrazio per l'attività svolta in questi 2 anni così difficili per la sanità e per la salute dei cittadini. C'è la consapevolezza da parte del governo di cambiare le politiche sanitarie, di investire ancora di più, di aumentare il Fondo Sanitario Nazionale, ma la professione medica continua a registrare forti criticità, soprattutto legate alla mancanza di professionisti e alle carenze che vi sono. Non si può pensare di ristrutturare e rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale solo ammodernando quelle che sono le apparecchiature oppure costruendo le nuove case di comunità. Abbiamo bisogno invece che il governo punti sui professionisti, un lavoro di equipe, di rilancio della professione, soprattutto quella medica, puntando soprattutto sulle competenze, sulla grande capacità di riscontro che la professione ha da parte dei cittadini. Buona parte dei nostri cittadini oggi ricorderanno, come dire, non avranno mai vissuto l'epoca dell'analogico, vivranno nell'epoca del digitale. Anche la professione cambierà, il rapporto con l'ambiente, il rapporto con il digitale sono le due grandi sfide che la professione medica dovrà affrontare: la gestione dei dati, la conservazione dei dati, l'impatto che questo avrà sulla nostra professione rappresenta per noi oggi le sfide del futuro. Su questo ovviamente gli ordini e la federazione ha avviato un confronto attraverso prima gli stati generali e oggi attraverso la trasformazione e l'aggiornamento del nostro codice. Io saluto tutti quanti voi, vi auguro veramente un'ottima giornata di lavoro, di intensità, di intenso lavoro che produca come sempre attraverso gli aggiornamenti e attraverso gli studi una maggiore competenza da parte dei professionisti, sempre a servizio dei nostri cittadini. Come sempre, il Congresso Nazionale FADOI è una miniera di incontri, di prospettive. Saluto tutte e tutti, saluto in particolare naturalmente il Presidente Maffellotto. L'internista e la medicina interna sta riacquisendo fortunatamente la sua naturale centralità, sia nei percorsi ospedalieri, dove l'internista è un po' il playmaker che permette un percorso di terapia, soprattutto successiva alla fase dell'acuzie, alla fase anche degli interventi chirurgici, ma anche sotto il profilo della sanità territoriale. Sotto questo aspetto diventa indispensabile perfezionare i collegamenti tra certo, ospedale e territorio, come tutti ripetono, ma vuol dire tra specialisti di medicina interna e specialisti di medicina generale territoriale, tra internisti, che appunto sono i playmaker del percorso interno all'ospedale, e i medici di medicina generale che dovrebbero, e sottolineo il dovrebbero, essere i playmaker sul profilo territoriale. Ecco allora l'importanza delle vostre giornate. Mi ricordo che circa 10 anni fa FADOI produsse un documento anche sulla ricerca clinica indipendente. Ecco, è il momento forse di rispolverare anche queste prospettive, perché nella manutenzione complessiva che il nostro Servizio Sanitario Nazionale sta ricevendo dall'afflusso delle risorse del Next Generation EU e dalla possibilità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza offre, beh, credo che ci sia spazio certamente anche per un'attenzione sui percorsi di sperimentazione clinica e in particolare sulla scommessa della cosiddetta ricerca clinica indipendente. Buon lavoro. Buongiorno, è con grande piacere che porto i saluti miei personali e di tutto l'IRCCS Galeazzi.
ai partecipanti al 27° congresso FADOI. Da diversi anni collaboro attivamente e piacevolmente con il Centro Studi FADOI su diverse iniziative, in particolare per stimolare la sperimentazione clinica spontanea no profit, ma anche per lo studio della traslazionalità della ricerca, del rapporto tra pubblico e privato e ultimamente, per esempio, per l'organizzazione delle terapie digitali. Tale collaborazione, tra il mio istituto e FADOI si rafforzeranno di immediato futuro quando ci trasferiremo in Mind, nell'area ex Expo, che sta diventando una nuova città della scienza e della conoscenza qui a Milano. E il Galeazzi si trasferirà appunto quest'anno, nel mese di agosto, in Mind, diventerà, pur mantenendo il riconoscimento ministeriale per la ricerca nell'ambito delle malattie osteomuscolari, diventerà un ospedale generale con in particolare anche punte di eccellenza nell'ambito della medicina cardiovascolare, nella reumatologia e in altre branche della medicina. Tutto questo servirà anche per rafforzare l'impegno della collaborazione con FADOI e questo sarà sicuramente utile per noi, ma per l'intero Servizio Sanitario Nazionale. Grazie per l'opportunità di portarvi questi saluti e buon lavoro. La medicina oggi soffre di una contraddizione molto forte. Da una parte è molto potente sul piano scientifico, dall'altra parte è meno potente sul piano sociale, sul piano culturale e anche sul piano giuridico. In sostanza, io credo che il rapporto oggi tra medicina e società sia un rapporto difficile, che è tale perché si trova a esprimersi in una società difficile, complessa. E questo è dovuto sia in parte a rapporti che attengono la scienza e in parte a rapporti che attengono la società in quanto tale. Noi abbiamo gradi di sfiducia nei confronti della medicina scientifica imbarazzanti, che sono una contraddizione. Come mai tanta sfiducia nei confronti della scienza quando la scienza fa addirittura miracoli? Eppure esistono questi. Ma per quanto noi siamo in grado di usare evidenze scientifiche, qualcosa di questa complessità resta fuori dagli a priori. Ebbene, quello che resta fuori tocca al medico recuperarlo, anche ricorrendo ad un pensiero che io chiamo discrezionale, un pensiero discrezionale garantito, sia ben inteso. Il problema è che non ci possiamo permettere il lusso di perdere pezzi della complessità. Qualcuno li deve recuperare. Per fare questo io sostengo una cosa un po' banale, anche se difficile, non semplice. Se la medicina è una scienza impareggiabile, allora, oltre che la formazione del medico, anche lo statuto giuridico del medico deve essere impareggiabile. Cioè noi dobbiamo definire il medico in modo tale da dargli la libertà, l'autonomia intellettuale che ci serve per affrontare tanto le complessità, tanto le singolarità. Non possiamo pensare di avere dei giganti come medici e definirli come giuridicamente come se fossero dei nani. Ebbene, giuridicamente, ancora oggi, i medici, come tutti i dipendenti della sanità, sono definiti secondo le regole della pubblica amministrazione, cioè secondo le regole della dipendenza pubblica. Io mi sono convinto negli anni che queste regole della dipendenza pubblica ostacolano, non aiutano l'autonomia intellettuale del medico. E però c'è una società che spinge per avere un medico sempre più intellettualmente autonomo, per sperare che questo medico applichi e attui delle cure più adeguate alla sua individualità. Vi ringrazio molto. Buon congresso. È con grande piacere che porto i miei saluti al Congresso Nazionale FADOI che è in corso di svolgimento a Roma e dal suo presidente, il professor Dario Manfellotto. Noi abbiamo avviato nell'ambito del forum delle società scientifiche che raggruppano i clinici ospedalieri ed universitari italiani,
un ragionamento che è volto ad una profonda riforma del sistema sanitario italiano, con particolare riguardo agli ospedali, alla condizione degli ospedali, quindi una riforma del DM70 che noi riteniamo il passo indispensabile riammodernamento del nostro sistema sanitario, come conseguenza dei risultati purtroppo terribili di questa pandemia che noi abbiamo dovuto in qualche modo gestire. Gli ospedali rappresentano una realtà molto complessa e, come tutte le realtà complesse, si giovano della partecipazione di tutti gli attori appunto della vicenda sanità, in primis dei medici ospedalieri. E vi rivolgo un augurio di buon lavoro e di nuovo ringrazio l'amico professor Dario Manfellotto per avermi invitato appunto a rivolgere un saluto a questa qualificata assemblea di colleghi che sono certo affronteranno anche queste tematiche con la dovuta attenzione. Volevo ringraziare tutti i partecipanti del Congresso Nazionale FADOI che è arrivato alla sua 27esima edizione, in particolar modo il presidente Dario Manfellotto. Il ruolo della medicina interna è sempre più importante, tanto fondamentale è stato il ruolo degli internisti anche nel combattere la pandemia. E io sono convinto che il successo terapeutico dell'intero paese è stato dovuto alla capacità degli internisti di gestire pazienti anche molto complessi nelle parti di degenza con le ventilazioni non invasive. Pazienti estremamente molto difficili dal punto di vista terapeutico, perché i pazienti anche molto fragili per molte comorbidità. Siamo agli esordi di una nuova organizzazione dell'assistenza territoriale, in particolar modo anche finalmente di un'implementazione della telemedicina. Voi sapete che la Genas è diventata anche l'agenzia della sanità digitale, per cui molto investiremo anche in teleassistenza, televisita, telemonitoraggio, e siamo certi che con voi avremo un ottimo lavoro, per cui vi auguro buone giornate di studio e di approfondimento. Buongiorno a tutti, sono Roberto Crugnola, l'amministratore delegato dell'Istituto Ortopedico Galeazzi, Gruppo San Donato di Milano. Per me è un grande onore poter partecipare al vostro congresso, un congresso finalmente di presenza dopo 2 anni di online. Di recente, anche grazie al vostro presidente, abbiamo potuto iniziare una stretta collaborazione sia operativa che scientifica. Abbiamo avuto la dimostrazione ancora di più della serietà e della professionalità della vostra federazione e per noi sicuramente è un onore poter collaborare con voi. Vi auguro il meglio di queste giornate lavorative perché possa essere proficuo per la vostra professione. A presto. Grazie per questo invito. Grazie al Presidente della Società di Medicina Interna e a tutti i colleghi che oggi sono presenti. Mi scuso di non poter essere con voi di presenza, ma non volevo fare mancare un saluto, una piccolissima riflessione sull'importanza che oggi i medici di medicina interna rivestono e rivestiranno sempre di più man mano che noi capiremo che l'ospedale e il territorio devono essere intersecati. Quello che voi avete fatto anche durante la pandemia è stato sia a livello di ricerca, ma sia a livello proprio di cura immediato, il segno che un medico come voi, che direi sa vedere il paziente in maniera olistica, che parlare di medicina interna vuol dire veramente parlare di molte cose che riguardano il paziente, sia oggi particolarmente significativo. Io credo sempre che alla scienza si deve portare la cura, si deve soprattutto capire
integralmente la persona in tutte le sue dimensioni, quindi non soltanto nella dimensione legata alla patologia che in quel momento esprime, ma anche perché c'è quella patologia, qual è l'ambiente, quali sono i condizionamenti che la persona vive. Questa è una delle caratteristiche che il medico di medicina interna meglio esprime e meglio interpreta. Quindi siete sulle frontiere del futuro, siete persone e medici ai quali bisogna guardare con molta attenzione, che dovete anche ricoprire ruoli significativi proprio per aiutarci a far sì che la medicina non sia la cura di un organo, ma sia sempre la cura di una persona. Grazie, buon lavoro a tutti di cuore. Buongiorno a tutti, sono molto spiacente di non poter essere con voi, ma purtroppo ci sono altri impegni che non posso assolutamente cambiare. Sono lieto che ci sia questo congresso, che l'attività riprenda, e in questo senso vorrei ricordare che è molto importante l'azione del FADOI, perché anche in Italia la ricerca clinica divenga qualcosa di veramente importante e di fondamentale, che non venga lasciata solo all'industria, ma ci sia tutta quella ricerca indipendente di cui abbiamo bisogno, sia per comparare i farmaci fra di loro, sia anche per risolvere il grave problema delle differenze di genere, che purtroppo non sono state ancora affrontate in modo significativo. Un altro argomento che secondo me è molto importante da ricordare è la necessità della informazione indipendente. Non possiamo essere informati solo da chi produce e da chi deve aumentare un mercato. Noi abbiamo bisogno di informazione indipendente, e la dobbiamo chiedere a gran voce, perché senza l'informazione indipendente non esiste la possibilità di fare prescrizioni che siano veramente nell'interesse dell'ammalato. Ed infine credo che FADOI abbia una grande possibilità di lavoro e anche di proposte, perché si saldi il rapporto fra ospedale e territorio, che oggi è quasi completamente trascurato. Abbiamo bisogno di nuove iniziative perché riprenda la fiducia fra queste due parti molto importanti della medicina, del Servizio Sanitario Nazionale. Buon lavoro a tutti e buon congresso. Dopo oltre 60 anni di attività didattica, di ricerca, di clinica, mi sono chiesto: ma la medicina di oggi è cambiata? L'approccio al malato, la visita del malato deve essere modificato, o in base a tutte le nuove conoscenze dobbiamo insegnare ai giovani medici solo le cose nuove? E per avere una spiegazione abbastanza chiara quanto possibile su questa risposta, io vorrei fare un esempio molto comune, quella della epatite. Quando io ho cominciato a studiare come studente, poi come giovane medico assistente universitario, la parola di epatite quasi non si adoperava neanche fra i medici, non solo fra i malati. Si adoperava itterizia. Itterizia voleva dire essere diventato giallo. Oggi si sa che nella maggior parte di tutte le epatiti acute e croniche l'itterizia non c'è, oppure compare in maniera anomala, oppure compare solo fugacemente o ancora in fase terminale, cioè quando la malattia è veramente grave. E perché? Perché ai tempi miei, li chiamerò così, ai tempi nostri, dei miei coetanei, noi non avevamo nessuno strumento al di là di sentire quello che era successo. Poi sono venuti gli esami importanti, le transaminasi, la bilirubina, che hanno spiegato una parte di questo, ma poi è venuta la biopsia epatica, è venuta l'ecografia, e adesso c'è tutta una serie di ricerche che
vanno a rindividuare tutti i vari passaggi di quello che può essere avvenuto. Ora vorrei dire una cosa, ma in base a tutto questo, io posso ancora visitare il malato? Certo, la palpazione del fegato è ancora importante, perché si sente se è indurito, si sente se fa male. Ricordo che il fegato non fa mai male, fa male quando c'è una situazione per cui è stata invasa, per esempio per una neoplasia, la capsula che avvolge il fegato, la membrana Wilsoniana. Oppure c'è un'improvvisa dilatazione del fegato, per esempio per uno scompenso cardiaco congestizio, oppure per un'epatite acuta in cui c'è una iperemia, si gonfia, ma è transitorio. Il dolore in sede, diciamo così, colecistica, e si chiama di fatti manovra di Murphy per rivelare una malattia della colecisti con itterizia, perché è quasi sempre con piccoli calcoli nel colegno, è ancora importante. E allora vorrei aggiungere cosa secondo me bisognerebbe fare per avere qualche informazione maggiore. Io vorrei che si tornasse un passo indietro. Cosa vuol dire un passo indietro? Beh, se ripensiamo alla medicina all'inizio del Novecento, fine Ottocento, si ricorda che ci sono stati dei grandi maestri che hanno descritto le sindromi. Le sindrome, come voi sapete, è un insieme di sintomi. Quindi una serie, un insieme di malattie correlate fra loro possono indicare una malattia anche singola. Quindi, in definitiva, sì, la medicina è cambiata, ma l'approccio che si basa sull'incontro col malato, sul parlarlo, parlargli, sul palparlo, cioè anche manuale, un approccio diretto e un sentire anche quali sono i suoi problemi psicologici è fondamentale. Ed ecco che in questa maniera noi, sacrificando un po' del nostro tempo e anche affascinandoci della ricerca dell'incontro con il malato, potremmo avere un buon risultato. Buongiorno a tutti, ed è per me un vero privilegio, come Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, porgere i saluti per questo congresso nazionale della FADOI. Come società scientifica di medicina interna, ritengo il vostro congresso di straordinaria importanza per molti operatori sanitari, siano essi medici internisti, ma anche personale infermieristico operante nelle nostre istituzioni ospedaliere. Se mai ve ne fosse stato bisogno, la pandemia da SARS-CoV-2 ha chiaramente documentato l'importanza di un approccio olistico al malato nella visione della sua salute sia fisica che psichica che sociale, e ritengo che la figura del medico internista sia certamente tra le più adeguatamente formate a rispondere a questo bisogno. Scorrendo il vostro programma non può non balzare all'occhio il privilegio che avrete nell'ascoltare la lettura magistrale del premio Nobel per la fisica, il professor Giorgio Parisi, che saluto con grande piacere onorandomi della sua conoscenza e amicizia, così come avrete la possibilità di approfondire numerose tematiche di grande interesse sia in termini assistenziali sia in termini di politica sanitaria. Il Paese ha bisogno di una classe medica di grande valore, di grande competenza, di assoluta qualificazione, ed eventi formativi come questo certamente contribuiscono a questo scopo. Per cui, rinnovandovi gli auguri per un proficuo congresso, porgo a tutti voi i miei più affettuosi saluti. Grazie. Il saluto di Cittadinanza Attiva in occasione del 27° congresso di FADOI. È un rapporto, quello tra Cittadinanza Attiva e FADOI, che continua da tanto tempo e nel periodo della pandemia ha trovato un momento molto significativo
nell'azione che abbiamo fatto per ottenere il rinnovo automatico dei piani terapeutici, venendo incontro alle esigenze di milioni di malati che in quel momento erano impossibilitati a raggiungere i servizi e a rinnovare il loro piano. Siamo stati ascoltati da AIFA grazie a questa importante sinergia che abbiamo attivato. Ora è tempo di continuare a lavorare insieme. Bisogna riportare i cittadini a curarsi. Bisogna fare in modo che i servizi, che gli ospedali, che i punti di salute sul territorio si riaprano e siano accoglienti nei confronti del bisogno di salute dei cittadini e che i cittadini ritornino a fidarsi della sicurezza dei servizi e ritornino a fare attività di prevenzione, di cura, di promozione della propria salute. Torniamo a curarci, è l'impegno su cui FADOI e Cittadinanza Attiva devono lavorare insieme nei prossimi mesi. Grazie e buon lavoro. Pochi minuti per fare un saluto e un augurio di buon lavoro alla questa edizione del congresso FADOI ANIMO, che ovviamente raccoglie quindi anche la componente scientifica dei nostri infermieri di area medica. È un momento importante e peraltro proprio con la società scientifica dei nostri colleghi infermieri di area medica in medicina interna abbiamo lavorato in questi mesi per produrre un documento congiunto che tracci un pochino anche le linee di sviluppo della professione infermieristica all'interno dell'area medica, area che per noi è strategica perché all'interno di questa area noi troviamo gli assistiti più complessi dal punto di vista assistenziale ma anche clinico, assistiti che consentono l'acquisizione di competenze specialistiche importanti ma anche allargate, perché il paziente internistico è un paziente che spesso ha una comorbidità e richiama alla necessità di un approccio multidisciplinare come componente clinica, ma anche multiprofessionale. E con questo spirito abbiamo lavorato per produrre un documento che valorizzi gli infermieri di area medica, di medicina interna, con tutte le su diverse articolazioni e che mette in sicurezza anche l'assistito rispetto a degli indicatori auspicabili come standard, intendendo in questo senso una composizione dell'equipe che tenga conto della necessità di competenze specialistiche infermieristiche, della necessità di competenze di supporto e della necessità di una pianificazione che aiuti a superare il concetto di erogazione solo di prestazioni, ma si passa per passare poi a un concetto di presa in carico e processo di assistenza infermieristica. Ecco, con questo spirito io credo che i temi che voi affrontate questi due giorni sono temi importantissimi e strategici. Sono temi che affondano le radici in quello che il Paese ha vissuto questi due anni e il carico di lavoro che è arrivato sui reparti internistici è stato un carico di lavoro straordinario in termini di tempo, di risorse e di capacità, ma anche in termini di risposta di tutti i professionisti. E questo grazie veramente a tutti voi per il lavoro che quotidianamente, in maniera insostituibile, avete fatto questi due anni. Ma affrontate anche tematiche che servono per guardare il futuro e che vogliono guardare il futuro. E quindi veramente a tutto tondo una riflessione importante per una componente ospedaliera che però guarda anche al territorio, perché io ritengo personalmente che il Dipartimento Medico, il Dipartimento di Medicina Interna e le diverse specialità che sono sotto l'area medica sono in qualche modo la cerniera tra ospedale e territorio, perché se parliamo di cronicità, di fragilità, di disabilità, beh, credo che la vostra connotazione specialistica e disciplinare sia veramente la cerniera tra un'assistenza ospedaliera per acuti e un'assistenza territoriale domiciliare per cronici, per fragili o di lungo periodo. Quindi vi auguro veramente buon lavoro e vi ringrazio per la possibilità di questo breve saluto. È un piacere per noi portare il saluto dell'assessorato al welfare di Regione Lombardia al 27° Congresso Nazionale FADOI e al Congresso ANIMO. Desidero ringraziare la medicina interna, gli infermieri e le loro associazioni che oggi si riuniscono per questo importante momento di confronto e di condivisione. Il grande lavoro che avete svolto in questi ultimi due anni nella gestione e nella cura della pandemia Covid-19
È sicuramente un esempio di competenza, di qualità umane, è un patrimonio del nostro sistema sanitario. Sono consapevole che oltre il 70% dei pazienti Covid è stato curato in medicina interna. Anche se spesso non apparite, apprezzo tantissimo il vostro lavoro silenzioso che è stato determinante per fronteggiare la pandemia. Ringrazio per il contributo che ognuno di voi ha dato per anche il piano di vaccinazione, al punto che siamo oggi la regione migliore di questo paese per numero di vaccinati, ma anche tra i primi territori al mondo. Le vostre associazioni mediche e infermieristiche rappresentano una realtà insostituibile nel panorama sanitario nazionale. Voi siete gli specialisti della quotidianità, presenti in tutti gli ospedali e so che vi fate carico ogni giorno di tanti malati che provengono dal pronto soccorso, spesso polipatologici e complessi. Come sapete, la Regione vi è accanto e ha istituito la Commissione regionale di medicina interna. So che avete lavorato molto e molto bene e avete presentato un documento che gli uffici regionali hanno utilizzato con un decreto, e delle indicazioni specifiche per il nuovo POASA, così come anche, organizzare in maniera innovativa il Dipartimento di Area Medica. La proposta organizzativa di modello subintensiva, quindi hub di alta intensità, non hub, di medicina interna, che è frutto del lavoro della commissione regionale istituita, è stata subito sposata dalla Regione Lombardia ed è inserita nelle linee guida del nuovo POAS, che sarà completato rapidamente per riorganizzare in maniera moderna le medicine interne. Tutto questo perché siamo consapevoli che il quadro epidemiologico ospedaliero negli ultimi 20 anni è profondamente mutato per la crescita lineare delle patologie croniche non trasmissibili, quindi cardiovascolo, respiratorie, metaboliche, oncologiche e altre, della recrudescenza delle patologie infettive, della comorbilità e multimorbidità frequentemente riacutizzate in una popolazione sempre più anziana e fragile. Questi pazienti complessi sono quelli che impegnano maggiormente il sistema sanitario, perché sono destinati a lunghe, visite specialistiche, esami ripetuti, frequentazioni di pronti soccorso, di ricoveri, prevalentemente proprio nei reparti di medicina interna. Quindi per tutti loro lo specialista internista è lo specialista di riferimento. Ho visto quindi con piacere che nel programma affronterete tutti i temi importanti che porteranno a un sicuro know-how e miglioramento delle competenze cliniche per affrontare le sfide del nostro sistema sanitario che va riorganizzato dopo il Covid. La riorganizzazione del sistema non può che vedere al centro le medicine interne di questa regione. Io mi rammarico di non poter essere presente fra voi oggi, però voglio cogliere questa occasione per augurarvi un grande successo dei vostri lavori, rinnovarvi la mia stima e il mio riconoscimento e attendere i dati che usciranno da questo vostro incontro. Grazie a tutti voi. Sono molto lieto di potervi salutare perlomeno via web. Le altre volte ho partecipato personalmente ai vostri incontri e per me rappresentano un momento particolarmente significativo perché il FADOI raccoglie studiosi, medici, operatori sanitari che hanno un ruolo importante nella medicina. E personalmente quest'anno vorrei sottolineare un aspetto che sta molto a cuore al progetto che stiamo presentando ora al Consiglio dei Ministri, la Commissione per la riorganizzazione delle politiche e quindi dell'assistenza agli anziani in Italia. Un numero incredibilmente alto. Gli ultra 65enni sono in Italia, siamo in Italia circa 14 milioni. Ed ovviamente il rapporto con la salute è particolarmente importante, ma non solo in maniera generale. La medicina interna per questa popolazione così ampia è uno dei cardini, a mio avviso, per prendersi cura di un nuovo popolo di anziani. Viviamo tutti grazie alla medicina, grazie allo sviluppo dell'igiene,
20-30 anni in più. Ovviamente ci avviamo anche in un periodo di fragilità, di infragilimento, se così possiamo dire. E allora io credo che il vostro impegno, sarà mia cura prendere contatti in maniera più diretta in rapporto a questo sviluppo della commissione governativa con tutti voi, con la vostra associazione, perché credo sia particolarmente prezioso la disciplina, questa larghissima disciplina della medicina interna, per poter sostenere e aiutare questo nuovo popolo di anziani. Noi siamo la prima generazione anziana di massa e credo che sia importante anche per voi medici comprendere quanto sia urgente il legame di cura, il legame di accompagnamento e quindi anche il rapporto con la medicina territoriale. Per la commissione che io ho l'onore di presiedere, la domiciliarità sarà uno dei cardini di questa riforma e in questo senso io vi auguro un buon convegno e un grande saluto a tutti voi. Ringrazio Fadoi per l'invito fatto a FICOG per il vostro convegno. È un momento importante per la ricerca nel nostro paese, è un momento importante perché la 536 e 2014 le raccomandazioni europee danno probabilmente o dovrebbero dare un'accelerata ai processi di organizzazione, sia da un punto di vista strutturale che da un punto di vista amministrativo. FICOG insieme a FADOI ha portato avanti molte iniziative per ragionare insieme alle istituzioni su come gestire il passaggio della 536-2014 per rendere la raccomandazione europea ben applicata e un nuovo motore per la ricerca italiana. Insieme a FADOI abbiamo ragionato insieme con i ministeri, con le agenzie del nostro paese che sono interessate alla ricerca, per come rendere meno burocratici tutti i meccanismi amministrativi, per come avere risorse, come avere un piano di risorse di ricerca organizzata all'interno del nostro paese e non la frammentarietà che c'è adesso. Io ritengo che bisogna fare massa critica, che mettere insieme gruppi come FADOI, come FICO, come GIMEA, con gli amici del GIDM, mettere insieme tutti quelli che oggi sono impegnati nella ricerca per dire alle istituzioni siamo qua, utilizzateci come tecnici e non andiamo avanti con provvedimenti come alcuni stanno avvenendo in quest'ultima fase, pensiamo a una parte dei decreti attuativi o ai decreti che sono stati pubblicati, che potrebbero, se non ragionati insieme a chi fa realmente la ricerca, creare delle difficoltà o essere rivisti e rendere ancora più difficile il processo della ricerca nel nostro paese. Il messaggio che voglio dare è di buon lavoro a FADOI, il messaggio che abbiamo bisogno che le vostre intelligenze, insieme a quello che noi facciamo per l'oncologia, ma per tutte le branche della medicina che è applicata alla ricerca, di lavorare per strutturare al meglio tutti i processi che vanno nelle pratiche amministrative, nella gestione del personale, nell'infrastruttura che oggi è necessaria per portare avanti e sviluppare la ricerca nel nostro paese. Grazie ancora per l'invito e buon lavoro. Raccolgo con piacere l'invito dell'amico Dario Manfellotto a portare i saluti, sono i saluti della Direzione Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. In particolare, naturalmente, il nostro interesse è quello della prevenzione e nel momento in cui mi rivolgo soprattutto a medici, a colleghi internisti, è chiaro che ho bene a mente quale sia l'importanza della medicina interna in un'epoca in cui andiamo sempre più settorializzando, cioè in cui non bastano gli specialisti, ma ci sono i super specialisti per ogni disciplina. Rispetto a quando ci siamo laureati, la medicina è cambiata molto da questo punto di vista, è diventata molto più strumentale rispetto a quella alla medicina tradizionale. Ciò non vuol dire però che non ci sia bisogno invece di un approccio olistico, quasi direi, come quello del medico internista, ma anche perché il medico internista è un'occasione unica
nel prestare un'opera anche per quanto riguarda la prevenzione, la promozione della salute, essendo a contatto con cittadini, pazienti che hanno le patologie più varie. Non solo l'internista può dare un grosso contributo, per esempio, nell'affrontare quelle che sono le conseguenze croniche, se così vogliamo dire, del Covid-19, long Covid in particolare, che ha bisogno di essere affrontato in una, da medici che sappiano, che abbiano una conoscenza dei nostri diversi organi, che può colpire organi diversi e probabilmente hanno bisogno anche di un approccio psicologico rilevante, ma è chiaro che il contributo dell'internista può andare ben oltre il Covid-19. Naturalmente, per fortuna, c'è anche chi non si occupa di Covid in questo paese e sarà essenziale nel recuperare in termini di programmi di prevenzione, di programmi di promozione della salute e soprattutto recuperare quello che è il monitoraggio del clinico e laboratoristico dei pazienti cronici. Questo è un compito che ci aspetta, abbiamo lavorato tanto in questi 2 anni, probabilmente dovremo lavorare molto di più nei prossimi 2 o 3 anni. Quindi io vi auguro un successo grande di questo congresso, che so essere molto importante, sono sicuro che darà vita sicuramente a una viva discussione e anche ad una forte risonanza mediatica. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, è un grande onore, oltre che un piacere per me essere qui a portare il saluto di Farmindustria al Congresso Nazionale FADOI. Grazie per questo invito e grazie soprattutto per l'impegno che da anni viene profuso nel promuovere tutti quegli strumenti di conoscenza che sono finalizzati a nuovi modelli organizzativi di presa in carico, di gestione e di cura del paziente. Il Covid ci ha insegnato che la cooperazione trasversale, interdisciplinare e territoriale è molto importante e non può prescindere dalle nuove tecnologie, in modo particolare dalle nuove tecnologie digitali e dalla telemedicina. E tutto questo crediamo sia importante per raccogliere e analizzare i dati in modo omogeneo ed è proprio qui che si colloca, crediamo, il valore della medicina interna. Da anni come Farmindustria siamo al fianco di FADOI, non solo in occasioni congressuali come queste, ma anche in consultazioni, nella realizzazione di documenti, nella condivisione di argomenti che sono poi quelli che insieme cerchiamo di portare alle istituzioni e al mondo scientifico. Anche oggi siamo impegnati, per esempio, sulla base del nuovo regolamento europeo per i clinical trial, a trovare delle sinergie per nuovi modelli che siano più efficienti, modelli innovativi, ad esempio modelli di partnership pubblico-privato nelle sperimentazioni cliniche, modelli di riconoscimento di tutte quelle nuove figure professionali che sono importanti, ma anche e soprattutto modelli di implementazione di quel tanto sospirato e agognato real world evidence. Insieme, tra l'altro, stiamo anche affrontando il tema importante degli studi clinici decentralizzati. Abbiamo visto che questo è possibile, abbiamo visto proprio nell'ambito della pandemia come è stato possibile applicare la decentralizzazione degli studi clinici, e questo è molto importante perché ovviamente non impone quel disagio logistico ai pazienti, consente un'ottimizzazione delle risorse nonché una velocizzazione della realizzazione degli studi. Quindi grazie ancora per questo invito, come sempre un grande stimolo per una moderna visione della medicina, buon congresso e buon lavoro a tutti. Bene, saluto molto volentieri tutti i convenuti e in particolare il professor Manfellotto, che mi ha gentilmente invitato a farvi un saluto che faccio molto volentieri e che vi mando insieme a una riflessione. La riflessione che vi lascio è la seguente. Cioè, mi sembra che da ormai molto tempo i medici vengano
esclusi dalla gestione, dall'organizzazione e dalla gestione dei servizi sanitari dove lavorano, e la cosa risale a tempi lontani. Ricordiamo che il primario è stato abolito molti anni fa e poi pian piano l'organizzazione si è modificata. Oggi, ad esempio, i medici ospedalieri, il primario, l'ex primario direttore del reparto ospedaliero non è più colui che organizza e gestisce il reparto, ma ci sono altre figure che gestiscono gli infermieri, che quindi dettano le loro regole, che gestiscono il comparto, la rimanente parte, cioè gli amministrativi, eccetera. E quindi il primario fondamentalmente non ha potere di organizzare il suo reparto. A me questa cosa non è mai piaciuta, ma comunque può darsi che sia anche giusto così. Però io credo che una riflessione andrebbe fatta. Io ho l'impressione che in pratica si va verso un modello anglosassone dove il medico diventa una specie di consulente di altri professionisti che decidono di chiamarlo o meno a consulto, appunto, ma che si sgancia poi dal rapporto vero con il paziente, cioè non è più il riferimento del paziente. A me non sembra che questa sia la strada giusta da percorrere. Mi sembra che sia una forzatura dove certamente bisogna tener conto di tutte le professioni, ma è bello lavorare tutti insieme, l'abbiamo fatto tutti e lo facciamo tutti, ma con questo non significa che devi derogare dalle tue prerogative. Allora, io credo che su questo punto si debba riflettere a lungo. Allora io vi invito seriamente ad affrontare questo problema, perché siamo agli sgoccioli. Il malessere è gravissimo, i medici sono esclusi totalmente o quasi dalle decisioni, comanda il direttore generale o chi per esso, e alla fine della fiera il malato è scontento perché non viene curato bene. Questo è il messaggio che vi lascio e vi auguro davvero un buon congresso. Carissime congressisti, carissime amiche e amici del FADOI, prima di tutto davvero un grande saluto e un augurio di buon lavoro. Un ringraziamento speciale lo vorrei rivolgere al vostro presidente, al professor Dario Manfellotto, al quale mi lega un sentimento di stima e di amicizia che è andato consolidandosi soprattutto nei mesi drammatici della pandemia da Covid, quando ero sottosegretaria e quindi proprio all'inizio dell'epidemia. Io credo che questo Paese vi debba un grande ringraziamento e ve lo dico a nome del Ministro Speranza e del Ministero, ma dei cittadini italiani. Tutti noi vi dobbiamo dire grazie per il lavoro straordinario che avete fatto, per lo sforzo di adattarvi, di adeguare e anche di calarvi con molta generosità tutti dentro al problema. Oggi è tempo di guardare avanti. La sanità e tutto il tema della salute sta vivendo un momento di cambiamento e di trasformazione, dovuto principalmente, come sapete, alla prova che abbiamo non ancora conclusa, nel senso che non è alle nostre spalle la Covid, ma è alle nostre spalle sperabilmente la parte più drammatica di quando non avevamo i vaccini. Quindi oggi noi dobbiamo cambiare ciò che abbiamo capito non funzionale, non efficace e non efficiente. Abbiamo l'idea, quindi, abbiamo a disposizione soprattutto molte importanti risorse che stanno dentro al PNRR, sono anche nuove risorse che sono state messe a disposizione con un aumento del fondo sanitario, sono certamente un'occasione, un'opportunità da non perdere. Io sono convinta che insieme, lavorando insieme a voi, a chi come voi conosce così bene i problemi della sanità, sapremo andare nella giusta direzione. Intanto vi auguro davvero buon lavoro
e vi attendo e attendiamo tutti gli esiti di questo vostro 27° congresso. Grazie e arrivederci. Buongiorno a tutti, sono Franco Vimercati, il presidente della FISM, ovvero della Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, a cui FADOI è associata. Ringrazio moltissimo il presidente Manfellotto per l'invito a questo importante congresso della medicina interna. Devo dire che la medicina interna è stata l'argine che ha permesso di superare, diciamo per il momento, la pandemia Covid. La conoscenza della complessità dei pazienti affetti da Covid in realtà è stata ben gestita dai medici internisti e per il futuro bisogna ricordare che i medici internisti sono essenziali nella gestione delle multipatologie dei pazienti e per questo motivo devo dire che noi stiamo portando avanti un discorso come FISM di modifica o di integrazione del DM70 che è il DM che definisce il dimensionamento degli ospedali, cercando di introdurre una modifica, almeno in termini propositivi, della definizione di medicina generale con la definizione corretta di medicina interna. Tutto questo per dare evidenza all'importanza della medicina interna nel panorama degli ospedali italiani. Con questo ringrazio tutti e vi auguro buon congresso.